Allora un saluto a tutti, siamo collegati con gli Stati Uniti, con Palm Beach, con il nostro amico montese Raimondo Pugliese, che è un po' il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Purtroppo questo collegamento è dovuto a una disgrazia che è successo da quelle parti, che è una disgrazia che è successa da quelle parti, appunto che riguarda il tuo lavoro, è giusto? Sì. Spiega un po' il tuo lavoro qual è e quello che è successo oggi. Niente, innanzitutto, vabbè, siamo tutti ok, insomma, non ci sono problemi e nemmeno i nostri connazionali hanno riportato alcun problema perché sembra che su questo rig che è esploso praticamente non ci sia nessun italiano lavorando. È praticamente esploso Cosa una succede piattaforma. esattamente? Martedì alle 11 ci sta un rig nel Golfo Messico che si trova praticamente in Louisiana, nella parte sud-est a 80 km, 85 km dalla costa, che sta praticamente facendo perforazioni petrolifere per BP con partner BHP e Exxon. E, insomma, c'è stato un fuoco a bordo, non si sa ancora a cosa è dovuto, si sa solo che non si spegne e quindi probabilmente è dovuto alla testa del pozzo. E ha portato problemi, insomma, a tutto il personale a bordo e 12 persone ancora sono disperse, sperando che siano, insomma, sulla barca di escape, sulla barca, insomma, di soccorso. Praticamente questa è una piattaforma che sta in mare, che lavora con dei pozzi petroliferi, giusto? Sì, è una piattaforma semi-sommergibile. Sarebbe una piattaforma che galleggia praticamente in acqua ed è tenuta in posizione attraverso dei motori con un posizionamento, insomma, tramite satellite, insomma, dynamic position. Ok, allora a noi dispiace molto questo fatto e volevo domandarti una cosa, tu praticamente fai questo lavoro anche tu, no? Perciò sei interessato. Io sono geologo petrolifero e mi occupo proprio delle perforazioni di pozzi petroliferi. Vado insomma, in piattaforma quando c'è bisogno, del geologo nel reservoir, cioè quando ci sta olio. In questo caso, insomma, ci stava in piattaforma una persona che era un amico, insomma, Non capito, mi un dispiace collega. molto. Vabbè, Credo che sia, cioè che sia erano 126 e 12 mancano, credo che sia nelle restanti. quindi poteva succedere pure una grande, diciamo, Io disgrazia. c'ho un contratto proprio con BP per il Golfo Messico, per Trinidad e per Alaska. È dovuto proprio al fatto che stavo a monte a fine marzo. Sì, ricordo bene, abbiamo fatto pure un video insieme, ricordo. Sono andato in Golfo Messico con BP e mi riservo di andarci in Trinità o Alaska prossimamente, insomma. Vabbè, allora scampato pericolo per te, purtroppo è successo qualcosa per gli altri. Non... Beh, sì, mi dispiace tanto, naturalmente, insomma, sono cose che capitano, però non è che ci puoi fare tanto quando la gente is well trained, è ben equipaggiata e preparata per tutto tranne, insomma, soluzioni senza ritorno, che sarebbero queste qua. Per farti Ho capire, capito. Paco, se, tu c'hai il pozzo a una pressione che è enorme, insomma, è come si parla di 3 cifre, 4 cifre di bar di pressione. Quando succede qualcosa di questa, praticamente è praticamente impossibile, insomma, non pensare al peggio. Ho Però capito. naturalmente si spera sempre che abbiano avuto la forza di salire su una scialuppa di salvataggio e stiano navigando nel Golfo Messico mentre tutti siamo qui in ansia per il loro destino, insomma. Una domanda che ti voglio fare, in questo momento mi trovi a Palm Beach in Florida, giusto? Sì. E vedo che logicamente è ancora giorno e la temperatura com'è il clima? Ma siamo sui 25-26 gradi Celsius. Quindi non è che fa un caldo come al No, non solito. ancora. Adesso stava piovendo 10 minuti fa. Sai come Florida adesso è un po' pazza, insomma. Abbiamo sentito all'inizio del collegamento un rumore di fondo, penso che sia, era un aereo che... Ancora no, perché sennò non potevo stare qua a fare Ok, a registrare. va bene, quando torni da queste parti? Ho detto quando torni da queste parti, Raimondo? Adesso vado prima proprio con BP, con questa compagnia che era proprio, insomma, è l'operatrice della Transocean, che sono queste grosse compagnie petrolifere
che posseggono praticamente i rig per fare le perforazioni petrolifere. C'è un contratto che è iniziato a marzo, insomma, doveva vedere il Golfo Messico, fortunatamente non l'ha visto. E adesso andrò o in Trinidad o in Alaska. Appena faccio un turno di lavoro, che generalmente sono o 15 o 28 giorni, tornerò a monte per abbracciare principalmente mia figlia, poi per altre cose pure, insomma. Va bene, allora ti ringraziamo molto e ti diamo appuntamento ai prossimi collegamenti qui da Monte di Procida. Spero che la prossima volta la notizia che ci darai sarà di diverso genere, più allegra. Spero di darvi la notizia che le 12 persone a bordo erano in gita nel Golfo Messico. Ok, grazie tante, Raimondo.